Intanto rientra ai box Luca Badoer. Badoer ai box. Ralf Schumacher quindi guadagna una posizione. Eh no, è fermo. È fermo, peccato. Luca Badoer stava cercando di rientrare ai box. Chissà, forse magari aveva poca benzina. Non so. Stava rientrando nella corsia dei box. Anche lui butta via il volante. Peccato. Era una gara importantissima per lui. La Minardi però ha sempre Marc Genèque, è sesto con 12 secondi di vantaggio su Irvine. Irvine che ha 3 secondi di vantaggio su Häkkinen. Häkkinen ha guadagnato un secondo e mezzo in quest'ultimo giro su Irvine. Häkkinen sembra essersi risvegliato dopo aver fatto gran parte della gara distrutto psicologicamente. È stata una gara bruttissima quella del finlandese, sembra quasi essersi ripreso in questa ultima fase. E intanto vedo che ha perso 7 decimi Trulli nei confronti di Herbert e 1 secondo e 6 nei confronti di Barrichello. Un po' dolorante Badoer, probabilmente sarà un po' anchilosato per la posizione all'interno della monoposto. Vediamo intanto qui in questa ripetizione. Qui c'è il classico fumo che appunto esce dal posteriore della vettura, ed è proprio forse la vettura di Luca Badoer che ha ceduto il motore, per questo motivo si è fermato. Ma più che dolore mi sembra disperazione quella di Badoer. Intanto rientra Della Rosa ai box. Badoer era quarto, un grande sogno meritatissimo per lui e per la Minardi, che è svanito ormai a pochi giri dalla conclusione. Siamo a 10 tornate dalla fine.